cosa più difficile e più brutta sono le partite. Se ci fosse la partita sarebbe il mestiere più bello. Più bello, allenamento, tutti i giorni. Più bella del mondo, perché quando arrivi alla partita già dalla mattina... Come la vivi? È un caos dentro la testa. Perché, vabbè... Sinceramente il giorno prima lo vivo bene, dormo, faccio tutto quello che c'è da fare, ma al risveglio la mattina già inizia a frullare tutto, a cercare di non sbagliare formazione, a cercare di aver preparato bene la partita, che quello lo sai solo dopo che finisci. Certo. Se hai vinto hai fatto bene, se perdi è tutto sbagliato. Ma prendi appunti prima della partita? I lampi, i tuoni, quelle cose? No, quelli li faccio quando tipo rifletto, sono un po' così che... Non mi viene la soluzione, inizio a scarabocchiare, a riempire fogli e fogli di cose che non si capiscono neanche cosa però le capisci tu. Sì, bravo. Questo significa diventare allenatore veramente, cioè questa pressione qua ci vuole veramente. Io penso che se non fai così è dura perché ci sono gli avversari che si preparano per batterti, e devi preparare i tuoi giocatori a fare prestazione, devi render conto alla gente, perché secondo me anche noi dobbiamo vivere per far felice la gente, non puoi essere superficiale, non puoi non... metterci tutto te stesso. È bellissimo quello che hai detto, però ovviamente abbiamo parlato di calcio, ovvio. Quindi mi dispiace. È quasi finito tutte le penitenze, quindi questo è positivo, dai. Scoliamo. Ce sono una. Ne mancano poche. Leggo io? Sì. Manda audio a Dragoschi in cui lo invita a tagliarsi la barba perché alcuni dati dimostrano che i portieri senza barba sono più reattivi su tiri ravvicinati. Allora, questa roba qua gliel'ho detta al primo giorno. Ma dai, non ci credo. Gliel'ho detta al primo giorno perché gli ho detto minimo pesi 10 kg in più perché c'hai 10 kg di barba. Diciamo che un po' se l'è accorciata, però è suo stile, dice lui. Però adesso sta bene, diciamo, sta bene. Si è tagliato i capelli, ha accorciato la barba. E rispetto a prima è un po' più cristiano. Per dire siciliano. Allora facciamo così, ci andiamo a rilassare nell'ultimo posto, perché qui bellissimo, meraviglioso, però c'è un posto che secondo me ti fa proprio staccare completamente. Vieni con me. Vincenzo, eccoci arrivati al Giardino delle Rose. Bello. Abbiamo preparato una zona picnic con una tovaglia viola, quindi bene. Siamo perfetti. Adesso mettiamo a dura prova le mie ginocchia. Ecco, qua secondo me è un posto dove puoi venire un giorno se ti vuoi rilassare un po'. È proprio un'oasi, si sta bene. E come vedi ho preparato anche una bottiglia di vino, perché prima mi hai detto che ti piace il vino. Un bicchiere di vino rosso durante la tua giornata off te lo concedi? Sì, sta iniziando a piacermi questa abitudine. Sì, Buono. Ti piace il rosso o il bianco di più? Qui a Firenze con la carne il rosso è... Meglio. Meglio. E se penso al vino, penso all'allenatore, mi viene in mente Malesani, che secondo me è una persona alla quale tu sei molto legato. Ti sentite qualche volta? Ma sinceramente è un bel po' che non ci sentiamo, però è stato grande fonte di ispirazione per quello che è stata la mia scelta e per quello che anche vado a proporre.